dritto. Sei tutto un gubbio, ogni Vabbè, volta. dai, mi sta a far male il collo, questo sta tutto ingubbito, su. Allora, ciao a tutti. Allora, questo è un video un po' inaspettato. Perdonami, questo è un video un po' inaspettato per lui, per me no, perché ci ho avuto sta genialata. Allora, stamattina mi sono arrivate delle cose tramite, vabbè, lasciamo perdere, tramite una persona che sta qua. Mi sono arrivati delle cosine che ho ordinato dalla mia amica a Roma che c'ha il negozio New Diva. Vi lascio sempre tutto quanto giù nell'info box se volete andare a guardare al negozio direttamente e tutto Oddio, il che c'entra? resto. Adesso te lo spiego cosa c'entri. Vabbè. Praticamente, visto che io l'ho viste le cose, ma lui non ha visto assolutamente niente, voglio vedere la sua reazione alle cose che ho comprato, perché ci sono delle cose un po' particolari, tra virgolette, cioè non per me, per come sono fatta io, ma per lui forse sì. Quindi voglio vedere un attimo la reazione sua, anche per capire un po' se ti piace come Vabbè, a me mi piace io pure la balla di Utah. me. Vai, forza. Allora, poi ovviamente vi metterò a fine video gli spezzoni di dove indosso tutto quanto. Adesso non abbiamo tempo perché veramente stiamo solo è l'una e cinque, stiamo a aspettare che si cuoce il pranzo, ecco Perdonate la perché tenuta ginnica lui qui. si era allenato stamattina. Insomma, è stato tutto molto arrabattato sto video così, quindi dopo con calma vi Sì, faccio mi tutte metto le giacca e riprese. cravatta. No, io vi faccio le riprese di quello che indosso, di tutte le cose indossate, così poi lo vedete con calma alla fine del video. Adesso ve lo faccio vedere un po' al volo, quindi non vi dico neanche sì, no, mi sta bene, non mi sta bene, perché non ne ho idea. Allora, primo capo, questi pantaloni qua sono dei pantaloni cargo, Che perché vuol dire? hanno cargo, vuol dire che non sono stretti. Vabbè, ho capito. Ok, sono quelli che hanno Larghi. Sì, l'elastico alla vita e l'elastico sotto ho alle capito. gambe, che Quelli con sono un l'acqua a po' casa. larghini. E sono un po' larghi, questo già fa capire che non ti piacciono. Te li E devo sono mettere addosso, effetto che ne so. similpelle. Sì, ok, il similpelle mi piace. Ok, visto che io i leggings di pelle già ce l'ho, quelli stretti, ho Ok, voluto prendere un altro modello, ok. Sì, sempre in similpelle, più similpelle morbidini. ci piace. La cosa bella è che io la prima cosa che ho fatto è stato questo, per vedere se c'entra tutto. Sono elasticizzati, sì. E sono molto elasticizzati, cosa che io non ho mai trovato in altri pantaloni di pelle. Quindi questo già, secondo me, gli dà una marcia in più. Finta Finta pelle. pelle. Va bene, ti piacciono questi? Sono belli, sì. Ok, è già uno, almeno. Amo la Poi, pelle, quindi tutto ciò che imita, altro assolutamente. pantalone, questo è un po' più particolare. Sì, carino. È un pantalone nero della tuta, corto. Sì, arriva qua in casa e Sempre la stessa ci sta cosa, l'acqua in casa. con risvoltino, larghi anche Eppure questi. insieme allagati comunque. Larghi anche Non sto questi, nemmeno a Venezia. però hanno insomma sta stampa qui un po' particolare nella parte qui sopra delle cosce. Ti Carini. Sì, piace? carini, A me piace carini. tantissimo questa cosa qua. A che serve? Questo non serve a niente, è bello però. Cioè, qui c'è la tasca e va bene, qui invece c'è una cosa bloccata. Sì, Che così. volendo io, ecco, io ad esempio ci attaccherei la catenina. No. Vabbè, ok. Va bene, questo ti piace? Sì, Sì, carino. ok. So già due, Peccato visto. l'acqua in casa, però vabbè. Già so due, va bene. Poi ho preso, allora ti faccio vedere questi. Allora, questi sono uguali, sono due maglioni uguali, uno per me e uno per Aurora. Uno è No, Pimpa e l'altro? uno per me e uno No, uno è per la Pimpa e Aurora. l'altro? Questo qua è per Aurora. E l'altro E questo è la carica di è 101. per me. No, ma che pimpa? Perché la pimpa non era rosa. È questa fantasia qua con i cuori, effetto leopardato. Bianco, questo qui è bianco con l'effetto leopardato marrone classico. Quello invece di Aurora è rosa con l'effetto leopardato bianco. Ovviamente, ma sono lo stesso identico modello di lana, quindi è prettamente invernale, non è per adesso.
pesante. Sì, dai, è carino. Sì, è carino. Carino. Poi quest'anno, te lo dico adesso perché c'è una cosa che ho preso al mercato, una cosa che ho preso tramite lei che è di questo colore qua. Va Parte tantissimo zitto tu. il marroncino. Vabbè, il marroncino piaceva pure a me Il quello, marroncino, quello quello proprio marroncino, sì, non color marrone. autunno, dai, forza, ho capito. No, Le foglie marroncine che cascano no, dagli alberi, no. è marroncino. Come te lo spiego? Più chiaro Colore del nocciola. legno chiaro, come Bravo, sì, quasi. Allora, poi un'altra cosa che ho abete, preso colore abete. è questo vestitino di lana Vabbè, questo che non lo che fai vedere a ha le qualcuno. maniche a sbuffo. Ampie, diciamo, a palloncino, Oh, ecco, forse te capisco a meglio. palloncino con la parte finale, che praticamente sarebbe questa parte qua, più stretta ed è completamente di lana ed è aderente, ovviamente questo. Che c'è? Ma Stai zitto. lui vuole partecipare. Questo è aderente, quindi non so neanche come mi starà. Però secondo te Ma ti secondo piace questo? me ti starà bene. Sì. Peccato ste cose sbuffo. Sono Sta cosa belle! larga c'entra il braccio mio qui dietro. Troppa Vabbè, è bello roba. però, È eh. bellissimo, Ah, dice. e anche questo è di lana, però a differenza Ma come puoi fare un video dell'altro, con i capelli così? Ma dai, forza. differenza Canottiera, della lana del guarda maglione, che era un po' ruvidina, quello. questo invece è particolarmente morbido, quindi secondo me questo dentro c'ha qualcosa proprio di... De materiale di quelli. Sarà un semiacritico. Sì, lo sai, no, non c'è scritto, Ma sono sicuramente semmai c'è c'è la scritto nella targhetta intesa. targhetta, però lo senti com'è morbido? Sì, probabilmente è semiacritico. Ok. Se ci Va sarà pure bene. meglio così. Laghi, non mi smangiucchiare mai il Vai, vestito, per magna tutto, va. favore. Poi, allora, questo è un sono due pezzi, in realtà fanno parte dello stesso completo. Sono Questa è una due maglietta pezzi. semplice. Bianca, Maglietta semplice bianca. semplicissima, bianca, anche particolarmente trasparente, ma non me ne frega niente perché io ci metto sotto la canottiera ed è praticamente una maglietta che va qui sotto. Altro vestito, no? No, La tutina, è una tutina nera, scollo a V sia davanti che dietro, ok? Di quelle che ci vanno scarpette senza calze. Pantalone largo. Questo è un pantalone, oddio, non mi ricordo come si chiama questo modello. Non è il capri, è più largo. Come si Ma che ne dice? so, ma in termini Vabbè, tecnici no, non me ne poi mi frega verrà in mente sicuramente, però è quel niente. Sì. modello, diciamo, largo ma corto. Che io, a me piace tantissimo, lo vedo tantissimo, anche Greta se lo mette, lo Mi viene sai? una battuta, però vabbè, Anche Greta sto se li resistendo. mette sti paio di Ma pantaloni con lo mi dite una cosa, scarponcino. ma voi siete trasferite tutti a Venezia, ma maschi e femmine, tutti a Venezia siete trasferiti. Sembra che la quarta c'è dalla mattina alla sera. Vabbè. Ma se ce l'hai anche tu la tuta con i pantaloni corti, ma che stai Dov'è la dicendo? tuta Ce l'hai anche tu le tute con i pantaloni che arrivano un po' più con su la Ma un della po' più su, no caviglia? qui per la Ma perché miseria. questi vanno apposta, fatti, sono così, perché vanno, arriva qui, praticamente, vanno con lo scarponcino, col Lo so. tacchettino. Appunto, quindi per forza devi Vabbè, averceli sono corti. Vabbè, bellissimi, non la faccio più la polemica, sto zitto. ti piace È almeno? bellissimo. Ma come cosa ti piace come tutina? Beh, Sì, ma larga. se non te la vedo Non è addosso, che ne so, sì, dai, stretta, è è larga, nera, carina, carina. semplice. L'unica cosa è che è un po' leggera. Vabbè, ci metterai Quindi, sopra un maglione. no, ci metterò sotto le O calze. ci mette un cappotto pesante. Il cappotto sopra, certo, ma insomma. Va bene, Laghi, andiamo levate di turno. avanti. Poi, altra cosa. No, non sto prendendo a random perché le cose più Ha fatto gli succulente. outfit. Ha fatto Le gli lascio alla outfit. fine. No, che outfit, Ho detto no. in italiano, ha fatto gli abbinamenti. Parlate Che italiano, per favore. outfit. Abbinamenti. Allora, ho comprato una tuta. Sì, ma il famoso marrone che va, Il insomma, così. famoso marrone che va. Non vi dico che Allora, mi ricorda sto marrone, però prego. Come sei scemo? color
Vabbè, lasciamo perdere, non voglio, non lo dico, non lo dico, appunto, dai, sorvoliamo che è non lo meglio, dico, poi tanto non taglio niente di queste cose, la lascio tutta resisto. così, quindi quello che viene viene. Allora, tuta di questo marroncino che io al mercato non vi ho fatto vedere. Io sono andata al mercato sta settimana, ho preso due Dai, color cappottini. gelato alla nocciola, dai, sono delicato. Ho preso due cappottini al mercato e ho preso in più anche una tuta di questo colore qua, ma totalmente in ciniglia, che la cercavo non so da quanto, da secoli penso. E non c'era, la volevo prendere rosa, ma rosa proprio il confetto quello del battesimo da bambina. Però poi nella mia testa ho detto, cioè se vado a scuola a portare i figli con sta tuta rosa. Con sta tuta rosa penso che me rinchiudono tutti quanti. Allora ho detto ok, non lo prendo rosa, lo prendo, non guardare, lo prendo marroncino. Però ce l'ho nell'armadio, ma non ve l'ho fatta vedere su Instagram perché non l'ho provata, l'ho lasciata direttamente nell'armadio, tanto ve le farò vedere indossate, tanto su Instagram non vi preoccupate. Allora, vabbè, questa è la tuta. Anche questi particolarmente larghi, pantaloni sotto, sempre per il discorso che a me invece deve entrare a sedere. Ed è anche questo con l'elastico, quindi corti, ok, sempre lo stesso discorso, però sono fatti tipo scamosciati. Senti? Sono tipo scamosciati e la cosa bella è che sono anche foderati all'interno con un tessuto tipo Visto quello delle mai dovesse fa nude. meno 10, certo, Lo sai che io sono freddolosa d'inverno. sì. Vabbè. Questo è il pantalone e il sopra è questo semplice, E la peppetta. una felpa semplice, cortina come vanno adesso, sperando che insomma non me... Non so a voi, ma a me sentì sto tessuto come fa venire. Come quando il gesso sulla lavagna. Sembra un po' tocca La pesca mi sa buona, le solo. Dopo pesche, questo quella sembra la tocca mangi, le sparisce. pesche. Vabbè, ti piace Sì, questa? carina. Sì, carina, Carina. dice a parte il colore. Ma Ma è è bellissimo, va color, cioè, tantissimo questo color gelato alla colore. nocciola. Questo colore va tantissimo. Vabbè, Ora, però. la difficoltà di questo colore è che io non so se mi sta bene. Cioè, partiamo da sto Non capirò presupposto. mai. Allora, sto colore io non so se mi sta bene. Cioè, io l'ho preso, ma sinceramente non lo so se mi sbatte. Ragazzi, è in tinta con la pelle. Sì. Color pelle. Vado in giro nuda, praticamente. Vado in giro nuda. Allora, andiamo avanti, andiamo a quelli proprio succulenti, succulenti. Allora, no, Simil Versace. è bellissima questa. Allora, questo secondo me è il pezzo più originale che ho Fico. potuto prendere. Fico. Cioè, io sto sempre alla ricerca delle Ma c'è cose che non Frida c'ha Kahlo. nessuno. Bravo, c'è Frida Kahlo. Allora mi C'è piace. Frida Kahlo. Allora mi piace. È bellissimo sto giacchetto. Allora, io cercavo questa tipologia di giacchetto da tantissimo. È un Sì, giacchetto di simil quelli muta. tipo muta. Quelli che andavano Bravo. una volta neri. Bravissimo. Bravo, ce l'avevo infatti io. Che molti li mettevano al posto del Del giacchetto proprio giacchetto, perché certo, io lo stavo cercando proprio c'hanno per parecchio questo isolamento periodo, termico. perché quando vado a prendere i figli a mezzogiorno e mezza luna, se ci vado col piumino schiatto adesso. Oh, Che questa è una c'è? È bella cosa. Made in Italy. Made in Italy, sì. Bello, bello. Ed è bellissimo, a mio parere originalissimo, cioè Sì, fantastico, bello, bello. veramente Questo mi piace. bello. Col cappuccio, ovviamente, quindi se c'è un po' di vento è spettacolare sto No, giacchetto. questo mi piace Questo è pure. veramente Bello. figo, questo è il capo più bello e, cioè, che ho potuto prendere Ah, non gli ho stavolta. detto una cosa, mia signora, che ieri sono entrato nel negozio di Versace. C'era quella lì C'erano tutte le con... mute, quelle tutte colorate, le tute, quello con le cose tipo quelle che mette coso dorate. lì, come si chiama, il rapper. No, Fedez. quell'altro Fedez guarda la che mette Versace. solo tute Versace, guepequeño, guepequeño. Ho capito, quel pequeño, però quando si veste che va in giro è C'erano un le tute, cinture, tutta bancomat la roba quel modo. niente. Tutte con le cose Infatti i dorate. prezzi c'erano E te sotto. credo che c'erano una tuta Infatti di i quel prezzi pequeño c'erano. costa tipo Fatto un 10.000 giretto, euro. stava a guardare le Però cinture, sono stato. bellissimo quello di Versace, non mi ha preso niente, Oh. niente. Cioè è Ma voi la andato. compreste una cosa nel negozio che nemmeno il prezzo c'è scritto. Ma Allora, almeno il prezzo c'ho, è metti. Non andato mi frega se costa all'outlet. 600 euro, ma porca la miseria, Zitto c'ho che sei in e scrive. torto, è andato all'outlet
sono almeno 2-3 anni che Ci io sono gli andato dico, per caso, zitto, Castel però ci sei Romano. andato. Io sono 2-3 anni che gli dico, voglio comprarmi una borsa di Michael Kors. Sì, Lui c'erano è 30, 30 andato, metri di fila davanti a Michael ecco, Kors. chiediti il perché. Ma non ne può fregare di meno, Lui è io me lo andato chiedo a Roma perché. per lavoro, per cose sue, e poi accanto c'era, dove è stato? C'era l'outlet, siamo entrati all'outlet con i colleghi, e mi dice che te prendo, ma io che caspita ne so, cioè, non, lo sai, abbigliamento non mi prende niente perché, per carità, prendimi un accessorio, cioè voglio dire una borsa, non lo so, qualunque cosa. Oh, c'era il negozio di Michael Kors, io non mi sono ricordata, me l'ha detto quando è Ho tornato, cioè visto l'avevo 20 metri di fila, ucciso. non mi ha guardato il negozio Cioè Michael lui vede Kors. 20-30 metri di fila e lascia perdere, invece di Sì, pensare, gli porto io la vengo a casa la borsa. sera, cicci, Vabbè, bellissima, è una cosa. andata una. Vabbè, andiamo avanti. Allora, poi questo. Poncio. No. Un cardigan si chiama. Poncio. Si chiama cardigan a casa mia. Una volta si chiamava Poncio. No, il poncio è un'altra cosa. Il Ah no, poncio c'ha le c'è maniche, ne ho le viste le maniche, maniche. Allora, non è questo un cardigan cardinale. qua, che è il modello che utilizzo. L'ha capito adesso, ci ha messo mezz'ora. No, sto ridendo per quello che sto per dire Modello che adesso. utilizza chi? Per quello Aspetta, che sto di sentimi. per dire adesso, perché Poi immagino la tua quando reazione. sento il modello che utilizza qualcun altro. Il modello che utilizza Chiara Ferragni. Ma sti cazzi? Non c'ho niente contro Chiara Ferragni e Fede. Ma sti cazzi fondamentalmente? Perché cioè rido perché tutte Cioè, a me mi le volte. vedi la maglietta che è il modello che utilizza fra Cristoforo da Pelletri? Mi viene da ridere perché tutte le volte che io me ne esco con, ma è il modello che c'ha Chiara Ferragni, è il modello che c'ha Belen Rodriguez, è il modello che c'ha Giulia De Lellis, sto di a casaccio. E lui mi dice, ma... E a me invece viene da ridere invece perché io Io glielo voglio il dico. modello che utilizza Samuele. Diventa un influencer e sarà il modello che utilizza Ma Samuele. Allora. dopo lo devo mettere solo io, perché se qualcuno No, me lo copia, glielo lo pure. comprano. Vabbè, questo è il cardigan. Stavo a perdere un botto di tempo, ma mi sto a far durisare. Questo è il cardigan. A mio parere, fantastico. Cioè, c'è un insieme di Sì, è bello, mi piace colori e di pure a me. fantasie molto molto bello. Non c'ha bottoni, non ha niente, rimane aperto con le frangette. Ed è in lana. Però, secondo me, messo con una maglietta leggera, non con il maglioncino come sto Non adesso, è in lana, è è acrilico. 100% Ecco acrilico. perché. Però è made in Italy. Vabbè. Però non è in lana, è 100%. Dì la verità, per favore, no? Ho 100% capito, acrilico. pensavo che era lana. Vabbè. Guarda l'etichetta. Va bene, comunque questo qui, dietro continua lo stesso ed è Oh, bellissimo. bello, bello. Bellissimo. È comodo per chi come me va al volo a fare le Diciamo che è cose. meglio che usiamo l'acrilico, visti i tempi, dato che Davvero? lo fanno quasi tutto con la plastica riciclata. Beh, non penso che questo sia plastica Però. riciclata. Allora, ho preso un altro cardigan misto cappottino. Sarai contento di sapere che sono tutti made in Italy queste cose. Allora, ho Effettivamente sì. preso questo cappottino. Anche questo ha un tessuto. Allora, io non lo so spiegare questo tessuto. Sembra. Che tessuto è? 95 poliestere, 5% elastico, Ok. quindi è pure È pure elasticizzato, ma non serve perché elasticizzato. c'ha la cinta. Ed è fatto in questo modo: è nero con questa parte sotto Sì, c'ha un marroncina po' della sempre. squaw. E poi queste frange fantastiche. Mi viene voglia di girare attorno al puff e E fa io già io ho trovato le scarpe con cui abbinarlo perché bello. lui non lo sa, ma Ha io ho comprato fatto un pure il ordine paio, ecco, posso. da Ma a me Globo. quando è che me lo fai in ordine E di ho scarpe per preso anche lavoro? scarpe. No, senti, facendo questo ordine da Globo, ho preso degli stivaletti, i famosi Camperos che mi voglio comprare, che non trovo da nessuna parte ancora. Mi ci ho messo un croce con sti camperi, sì. Però ti ho preso delle cose per te per la palestra. Un'altra po'. Mi mancassero le cose quando a Sì, ho palestra a me. preso un completino della Nike super bello. Bello. Ce l'ho due dell'Adidas, non ho pure uno della Nike.
Benissimo. E niente, così. È veramente carino questo addosso. Fa la sua figura. Perdonate la mia. Perdonate la mia non capire l'abbigliamento, perché a me non me ne è mai fregato niente. No, aspetta, premettiamo che io ho dei gusti un po' particolari. Io non vado, cioè non so quella che mette il cappotto quello classico, lineare, cioè ci deve sempre avere qualcosa per me, la roba che metto, perché poi non vesto mai sempre di nero, sempre di grigio, cioè totalmente nera, totalmente grigia, totalmente bianca, non me ci vedrete mai, cioè io comunque ci devo avere una cosa colorata e fa testo, infatti il cappotto che sì, mi ma l'ha attaccata pure a me sta cosa. Però io ero un grigio, appunto, cioè meno un grigio, male che t'ho cambiato, perché è una tristezza. Però vabbè, dai, di. Ma non riesco a capire sto legame a quello lo mette, quello lo mette, non è una cosa. No, così. Questo non lo mette nessuno. Va bene, però quello di prima, ad esempio, che mi ha detto simile, chiama Chiara, che come si chiama? Simile Chiara Ferragni. Allora, non è la questione di metterlo perché lo mette Chiara Ferragni, sì, è perché tu vedi. Vabbè, sì, è un personaggio famoso, no, perché, dice, vabbè, perché di solito è facile vederla su YouTube, no, comunque vedi, no, sai che se veste in un certo modo. Non è quello, è perché loro, logicamente, essendo influencer, ce l'hanno prima di te, nel senso ce l'hanno in anticipo. Certo. Ok, quindi è fatta apposta, loro mettono delle cose, fanno delle foto. Vabbè, non riscendiamo nel simpatico, lascia perdere, non voglio, stop, scherzavo. Troppo seria. Vabbè, poi gliela spiego sta cosa, però è semplice. Diventa troppo seria dopo. Pure questo bellissimo. Sì. Speriamo che plastica riciclata. Ho un po' cambiato i gusti crescendo, comunque mi sono resa conto guardando l'armadio. E infine l'ultimo, perché so 22 minuti che stiamo a parlare. E c'ho anche fame. L'ultimo è questa camicetta con il colletto alla coreana. Vabbè, questa mi piace, punto. Piacciono, no, ma questa mi piace pure nei con il decori. Colletto alla coreana, bella. Con in questo colore verde l'avrei fatta azzurra, però smeraldo, sì, è simile al ottanio, mi sembra, con questo. Madonna, stavo dicendo un termine di moda, cioè somiglia al verde Tiffany. Non è il verde Tiffany, il verde Tiffany è più, è un po' più scuro, è un po' più scuro del verde Tiffany. Madonna mia, avete attaccato verde Tiffany, parolone. Beh, verde Tiffany lo devi comunque mantenere a mente per eventuali regali. Certo. Il suo colore preferito, verde Tiffany. No, i miei colori preferiti sono tutta la gamma del verde e tutta la gamma del rosa. Poi se andiamo a vedere rosa, lo specifico, verde Tiffany e fucsia. Più facile che ti compri un verde che un rosa, mai. Vabbè, è fatta così, di questo colore verde, con questa fantasia sul marroncino. Ritorna, vedi il marroncino. Però stanno benissimo insieme. Lì, Ed è una camicia che secondo me, messa con un blazer semplicissimo, bianco, marrone, che è anche blazer? Blu, perché c'ha questa parte qua blu. Il blazer è una giacca. Però ditemi la verità, se qui invece di essere questo verde, qui c'era un verde Tiffany, che io so qual è, ma ne era meglio. Ma perché non ti piace? Perché nel contrasto mi sarebbe piaciuto di più. Invece nel contrasto è bellissimo sto verde. Vabbè, sì. E poi il verde va tantissimo insieme al marroncino di ma prima. Ma sì, vabbè, i colori da natura, bravi. E con un, secondo me, con un jeans semplice. Ok, o anche magari in una cosa posso un po' più seria, con un pantalone nero con lo stivaletto e il blazer nero, questa diciamo camicia che spicca con questo colore è anche bella elegante. Volevo far polemico, come miei, sai, c'erano di tanti colori effettivamente, però questo è quello che proprio mi ha detto, cioè, notizia. Prendimi, perché non sapremo mai di che è fatta qui. Ma come no, ci deve stare per forza l'etichetta, non può non esserci, ci deve stare. Qui c'è. Non può non esserci, sa, è legale. Questa c'era. Eccola. Oh, allora, siete pronti? Poliestere. 97% poliestere e 3% l'altro.
Lo sai che io c'ho un po' paura per quanto riguarda la nostra cara pelle. I prodotti un po' sempre fatti di plastica, ma io le lavo sempre quelli, bene bene fanno. Ma io non le metto sempre, però, cioè, le lavo comunque, non è mai comunque made in tutto, made in Italy, questo e questo sì, per è me tutto, è tutto made in Italy. Solo per il fatto che è un made in Italy, per me è un 10. Sarà contenta Chiara. Chiara e Laura saranno contentissime. Solo per il fatto che è tutto made in Italy, per me è un bel 10. Abbiamo finito. Quindi adesso a me mi hanno invitato. Vi beccate. Mi avete preso pure in queste condizioni, quindi beccate un po' su come sto. Adesso vi beccate tutti i vestiti indossati. Sì, mo va a girare il pollo però io, Lui va a girare il pollo e basta. Buon pranzo a tutti, buon pranzo a tutti. Ciao. Ciao. Ciao.